Ma diciamo che purtroppo, lo dico da palermitano, la mafia siciliana non è più come quella di una volta. Non siamo più al top. Purtroppo c'è la mafia calabrese che ci ha un po' fregato, ci ha levato un po' Che si chiama? Ndrangheta. poi non ho mai capito, ndrangheta, perché già sempre già antipatica dal nome. Ma c'è un. Questo, siccome. Io non lo dico. No, dillo tu, perché io insomma ancora sono. Cioè, No. prenditi, siccome già un po' la mafia ti ha un po' presa di mira, Ma ecco, capito, dai, possiamo prendere perché tutti non voglio dai. levarti il lavoro, prego. Introduci tu, perché fra i tanti dranghettisti famosi c'è questo dranghettista che credo sia in carcere. Beh, è in carcere, è stato arrestato 2 anni fa. Si Ecco. chiama Ciccio Pesce, detto Utistuni. È un ragazzo, avrà 40 anni. Siamo ragazzi. E questo mafioso, ndranghetista Ciccio Utistuni, è uno dei capi di Rosarno. È della famiglia dei Pesce, è un clan influente nell'andrangheta, fa tanti affari e lui aveva preso in mano la situazione in quella zona. E poco prima di andare in latitanza, perché è stato per un lungo periodo in latitanza e poi i carabinieri lo hanno arrestato 2 anni fa e adesso è in carcere, la prima condanna che ha preso è a 20 anni, adesso ha altri processi, ma ne aveva avuto anche qualcun altro prima per sequestro di persona, perché lui una delle passioni che aveva era il sequestro di persone, ma non a scopo, diciamo, per chiedere il riscatto, ma il sequestro di persona perché rapiva le ragazze e se le portava per alcuni giorni a casa. E poi, siccome era il capo mafia, nessuno gli poteva dire nulla, però tutti quanti sapevano che aveva. Che a Ciccio Pesce Ci piaceva la piaceva. gnocca. Ma gli piaceva tanto, pur Però essendo. Cioè, non si infatti può dire. me l'ha detto lui, io non lo sapevo, io non so neanche se suo signore, il dottor Pesce, piaceva il dottor Pesce, piaceva la gnocca, che poi che sarà mai? C'è gente che. Vabbè, lasciamo perdere. E no, è divertente, cioè, ci sono un sacco di intercettazioni dove Pesce. Freme, no? Non avendo un Emilio Fede, Per pudore. un signore che gliele portava. Eppure essendo sposato, no, lui chiama, fa tutti i giri, poi diceva, ma come si fa? Io ci faccio fatica a fare quello che faccio, avere la fidanzata e lavorare. Lui fa il 'ndranghetista e tutte ste donne, ma come fa? Cioè, tutto il È lo tempo. stress, è lo Però lì stress. ottimizziamo molto. Noi abbiamo due intercettazioni molto Sono vere, sono sue che mi ha vere. dato lui. Lui credo in questa. Ci avete presente tre uomini in una gamba? Sì. Aldo, Giovanni e Giacomo sono in un lago. Uno di loro, non mi ricordo chi si sposa, e però incontra una ragazza, non mi ricordo come si chiama, e c'è questa scena bellissima che fa. Lei dice: ah, ma allora ti sposi? E lui dice: ma no, ma non è una cosa seria. Si rituffa, no? Una cosa del genere. Ho rovinato una gag molto bella. Ieri abbiamo tentato di scaricarla. C'è un sito di Aldo Giovanni Giacomo, ma i due hacker, non, niente, due, non, non ci si riesce, no? Però Ciccio Pesce, il dottor Pesce, fa una cosa del genere. Cioè, si è appena sposato e chiama una delle sue Innumerevoli amiche. e quando lei fa qualche accenno al matrimonio, lui dice: ah, no, ma mi chiede, me la faccio sentire. Io l'ho intitolato così. Buongiorno. Che si dice? Complimenti, vai a galoppo. Perché? Come per chi? Ah, beh, certo. Come va la vita matrimoniale? Mi macchina tutti i giorni. Vabbè, sei più rilassato, sei più Sai che tranquillo. rilassato, sembra che sai. Comunque, non devi dire mucciù, non devi dire mucciù. Segnato. Vabbè, voglio di via perché diventa troppo bella. Sì, Madonna, come mi stai bella. Come facciamo, dai? Allora, ascoltami, guarda, io ti parlo chiaro, poi se vuoi capire, capisci. Io ho visto tua moglie in quelle condizioni. E qual è il problema?
Se minchiate, questa cosa, le donne stanno là, che due padri, e si è sposato, è incinta, e che sarà mai? Infatti, ma... Poi, no, anche perché siccome gli vogliamo bene,